Sì, come avevamo promesso, è partito ieri il nostro piano di pulizia straordinaria delle strade, un piano che prevede lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti delle strade, anche intervenendo sulle piccole discariche abusive, un metodo di pulizia anche dei cassonetti e collegato a questo anche un lavoro sull'erba, sul verde verticale e anche sulla pulizia dei bombini e delle caditoie. Quindi realizziamo una pulizia straordinaria che la città merita e che naturalmente è solo l'inizio di un lavoro volto a migliorare in modo permanente la pulizia della nostra città, ma anche un metodo nuovo di coordinamento anche attraverso un tavolo permanente che istituiamo per coordinare tutti gli interventi, quelli che riguardano tagliare l'erba, le potature degli alberi, i tombini, la pulizia dei tombini e delle caditoie e la rimozione dei rifiuti che è necessario per far funzionare meglio la città e anche a partire naturalmente da delle zone dove ci sono anche maggiori rischi di allagamento, dove che saranno delle zone prioritarie di intervento. Quindi insomma, Roma riparte con un lavoro straordinario di pulizia. Ringrazio gli operatori che sono impegnati per realizzarlo e naturalmente, come abbiamo detto, il tavolo poi chiederà anche chi vorrà di contribuire e di partecipare a questa ripulitura della città, che è il primo passo per una sua rilancio, una sua rinascita. Vedrete tra poco. Allora, oggi parliamo del piano. Sono molto soddisfatto, davvero ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato senza sosta. Dal primo giorno dopo le elezioni ci siamo messi a lavorare perché era un impegno che avevamo assunto davanti agli elettori. Quindi sono molto contento che già dal 1° novembre siano partiti gli interventi. È un piano da 40 milioni, quindi abbiamo individuato risorse aggiuntive e abbiamo cercato di utilizzare al meglio quelle già disponibili. È un piano quindi straordinario, molto, molto, molto significativo, molto intenso e che naturalmente dovrà accompagnarsi a un miglioramento permanente della pulizia delle nostre strade. E io chiedo davvero a tutti i cittadini di dare una mano, innanzitutto con i loro comportamenti virtuosi, aiutateci a tenere Roma più pulita. Noi ce la stiamo mettendo tutta per ripulirla. Sì, certo, soprattutto sulle discariche, piccole discariche e bordi delle strade, il tavolo proprio già siamo partiti sulla base delle segnalazioni e ci sarà un meccanismo permanente in cui appunto poi i vigili porteranno al tavolo le risultanti delle segnalazioni e chiederemo a tutti di dare una mano. Ovviamente il piano poi ha un suo ordine, una sua sequenza, ma come ho detto gli interventi poi saranno ripetuti, quindi non si passerà solo una volta, anche perché adesso le foglie stanno cadendo e continueranno a cadere. Il piano a lungo termine riguarderà tutti gli aspetti della raccolta, dei rifiuti, della pulizia delle strade, del trattamento e dello smaltimento e anche, come dicevo, il coordinamento delle varie azioni, perché ci sono i rifiuti, poi c'è il verde, poi ci sono le caditoie, ci sono interventi quindi che sono responsabilità dell'AMA, interventi del Dipartimento Ambiente, interventi del SIMU e tutte queste cose si devono parlare e devono essere coordinate. Quindi uno degli elementi che sarà permanente sarà proprio questo tavolo di coordinamento per la pulizia e il decoro della città, che ci consentirà appunto di avere un migliore efficienza e coordinamento degli interventi. Poi naturalmente, come tutti sanno, sarà molto da lavorare per migliorare in modo strutturale e permanente la capacità di Roma non solo di raccogliere i propri rifiuti ma anche di trattarli, di smaltirli secondo le linee europee dell'economia circolare. La pulizia straordinaria che si appoggia sugli sbocchi esistenti e sugli impianti esistenti, come ovvio. Il nostro lavoro permanente e strutturale poi lavorerà sugli impianti e sugli sbocchi, come abbiamo già annunciato in campagna elettorale. Ma adesso concentriamoci per far riuscire, perché questo piano straordinario sia un successo e dia
a Roma, ai suoi cittadini, il senso di una ripartenza e anche di una partecipazione civica e di una collaborazione di tutti alla riuscita del piano e poi alla miglioramento strutturale della nostra capacità di tenere pulita la nostra città.